meraviglia! E in questo video voglio raccontarvi meglio cosa è successo ad Amsterdam. Come avete visto dal vlog, se non l'avete visto andatelo a vedere perché è molto figo, ve lo lascio qui. Cioè, nel senso, ci ha preso fuoco l'hotel e abbiamo perso l'aereo. Cioè, nel senso, queste sono cose distinte. E oggi vi racconterò di come ha preso fuoco l'hotel. Tipo domani o dopodomani vi racconterò di io che ho perso l'aereo. Allora, partiamo dall'inizio. Siamo partiti per Amsterdam, siamo arrivati, andiamo in stazione, col tram arriviamo al nostro hotel. Avevamo prenotato un hotel a 4 stelle perché abbiamo preso tipo viaggio hotel insieme, che ho detto 4 stelle costava poco, abbiamo detto vabbè, perché tipo abbiamo prenotato agosto e abbiamo pagato pochissimo. E vabbè, arriviamo a sto hotel a 4 stelle, che cioè noi prima di prenotare avevamo letto le recensioni, tutti dicevano che faceva schifo, però noi facevamo tipo vabbè, stanno esagerando. Raga, un incubo. Entriamo in stanza e puzzava, cioè puzzava, quella stanza puzzava, poi tipo la moquette faceva schifo. Io veramente, tutta cioè uno schifo, cioè uno schifo. Cioè, era una camera doppia, quindi dovrebbe esserci un letto matrimoniale. Erano due letti attaccati con due coperte diverse, tipo corte fino a qui. Io devo andare tipo in fondo al letto per coprirmi e io sono bassa. Quindi immaginate una persona alta. Poi non c'erano le prese. Le prese non c'erano, c'erano tipo due in fondo e basta. Puoi caricare il telefono ogni volta che dovevi alzare. Oh. E noi volevamo farci il caffè, presente? Cioè, tipo negli hotel ci stanno i cosi col bollitore per fare il tè e il caffè. E stava su un tavolino. Il problema è che non c'erano prese lì, quindi tipo dovevi fare il tè per terra. Poi vabbè, tipo due volte ci sono imboccati in camera. Una volta che stavo dormendo, entra uno tipo della reception, dice qualcosa e faccio tipo oh sorry e se ne va. Poi stavo facendo il tè per terra, niente, tipo oh, ma che vuoi? Cioè ma scusa . Poi tipo vado in bagno, raga, ci trovo un animale così con le zampe, cioè era un animale nella stanza. Vabbè, lasciamo perdere. Questa era la recensione dell'hotel. Avete capito comunque che posto è? Un posto di me. Vabbè, comunque, noi atterriamo, andiamo in hotel, posiamo le valigie. Ho detto, vabbè, andiamoci a fare un giro. Siamo andati a farci un giretto per Amsterdam, però ci siamo resi conto che se moriva di freddo. Noi però lo sapevamo che faceva freddo ad Amsterdam, quindi tipo a Roma siamo andati a comprare da Decathlon tipo i vestiti termici. Allora abbiamo detto, vabbè, senti, torniamo in hotel, ci cambiamo e poi riusciamo. E ho detto, ok. Allora, tipo, riandiamo in hotel, entriamo e prima ci stanno tutti gli ascensori aperti al piano terra. Stavano lì per salire, arriva tipo uno della reception e ci fa: no, no, gli ascensori sono fuori uso. E noi diciamo: vabbè, che vuol dire? Cioè, avete delle scale? Ah, sì, le scale lì dietro. C'era una porta con delle scale, vabbè, alte così, perché tipo, da quanto ho capito, in Olanda le scale sono alte così, strette al chiuso in un posto sceno. C'era un po' di puzza di bruciato. E tipo, noi salivamo e poi a un certo punto è iniziato a suonare: mentre noi stavamo lì, noi dovevamo arrivare al quinto piano e abbiamo iniziato a sentire tutta questa sirena. E una certa, tipo, ha iniziato a parlare in olandese. Poi ha detto in inglese: evacuare l'edificio. Poi ha detto in italiano: si è pregati di abbandonare l'edificio. Noi ci giriamo, eravamo tipo io, Valerio e altri agenti che stava tornando in camera. Tipo, inizia a fare: oddio, il fuoco! Scappate! Abbiamo iniziato a correre giù. Quelli non capivano e salivano: oddio, il fuoco! Siamo scesi, tipo, siamo usciti, abbiamo visto e ci stavano tutti, tipo, quelli della reception che se ne siano i giacchetti. Catalifrangenti che a me piacciono. E tipo, noi siamo usciti, tipo, aiuto, che succede? E tutto ciò c'è, evacuare, evacuare. Da fuori si vedeva dentro, e vedevi tipo, a parte quelli seduti nella hall, così, tipo, ma volete uscire? C'è l'incendio? E c'erano tipo delle tizie che erano uscite col caffè in mano, ma stanno a fare caffè in stanza, sono uscite col caffè. Ma è un'emergenza. Allora tipo, hanno detto: uscite, uscite, noi stiamo lì fuori, non sappiamo perché. Io ho paura che mi bruciava il computer, le mie cose, no? E tipo, una certa hanno iniziato ad arrivare, tipo, la polizia, tre camion dei pompieri. Cioè, adesso vi metto i video. Cioè, prima la cosa era così, la polizia. Poi è diventata così. Io tipo, dico, che è successo? Sembra che c'era una scena del crimine. Sono rimasta un po' sconvolta e vedo tipo tutti che facevano il video, tutti che scappavano. E tipo, che è successo? Perché nel mio hotel? Io volevo solo cambiarmi. Ho detto, basta, andiamo via di qui, scappiamo. Siamo andati da un bar, vabbè. Poi siamo tornati, l'incendio era stato sventato. Noi volevamo andare in camera, allora siamo entrati e quello ci ha detto, però prendete le scale, 5 piani a piedi. E tipo, noi abbiamo chiesto al tizio, ma scusa, ma che è successo?
io pensavo, no, questo è qualcuno che si è messo a fumare in camera e ha fatto suonare l'allarme. A volte capita, almeno così, era solo un cretino che fumava. Invece no, noi abbiamo chiesto scusa, ma che è successo? E ho detto, ha preso fuoco la centralina della corrente del primo piano. E tipo, la centralina, che manutenzione è dell'hotel se prende fuoco la centralina della corrente? Vabbè, allora ci ha fatto prendere le scale, c'era una puzza, raga, stavo a morire, stavo così, non riuscivo a respirare. C'era il piano 3, tipo sono entrata al piano 3 perché puzzava troppo quelle scale, ho fatto tipo, oh, fammi prendere aria. Vabbè, raga, è stato orribile, cioè nel senso orribile, cioè, mamma mia, tu vai in un hotel e prende fuoco, cioè io volevo solo cambiarmi un attimo, dannazione. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.